sulle mascherine, i numeri non tornano, sia per quanto riguarda i numeri, sia anche per quanto riguarda il fatto che non su tutte le mascherine è individuabile la certificazione relativa, no? Come diceva il Presidente, le mascherine, quelle appunto non chirurgiche, non possono essere considerate dispositivi sanitari e quindi vanno tenute separate. I conti non tornano. Rispondendo ad alcune polemiche dei giorni scorsi, l'assessore Bottacin, dati alla mano, spiega le differenze a dir poco sostanziali tra il numero di mascherine fornite al Veneto dichiarate nel sito del governo e quello delle effettive quantità rilevate in ingresso. 4.770.103, secondo quanto riporta il Ministero, e invece secondo le nostre rilevazioni sono 2.170.880. Il totale riguarda le mascherine chirurgiche, le FFP2, le FFP3. Al di là dell'aspetto relativo ai numeri che non collimano, faccio presente anche che 2.170.880 sono circa 8 giorni di copertura, quindi ringraziamo per l'arrivo di questo materiale, però è del tutto evidente che se non ci fossimo mossi con le nostre gambe, ovviamente queste non sarebbero state assolutamente sufficienti. Noi abbiamo, come diceva il Presidente, una procedura di controllo all'ingresso, non come un'azienda certificata ISO 9000, ma insomma abbiamo una procedura di controllo. No, voi sapete che dall'inizio dell'emergenza poco dopo è stato nominato un commissario. Il commissario è il dottor Arcuri, Domenico Arcuri, nominato dal governo, che ha il compito di reperire materiale, dispositivi sanitari in tutto il mondo e trasferirli alle regioni in base ai fabbisogni che le regioni sottopongono al comitato operativo, che è presieduto da Angelo Borrelli, capo dipartimento, e dove siede anche il commissario Arcuri, che si occupa appunto di questi aspetti. Quindi lui ha il compito di reperire il materiale in base alle nostre richieste e di mandarcelo. Siccome da un paio di giorni, mi pare 2 o 3 giorni, ha deciso il commissario di inserire il dato in maniera trasparente, e io condivido questa cosa, in un sito, in modo particolare nel sito del Ministero della Salute, quindi ognuno può entrare, abbiamo rilevato che c'erano dei dati che non tornavano e quindi abbiamo scritto al commissario, abbiamo detto guarda che a noi questi numeri non tornano, e quindi abbiamo voluto segnalarlo perché l'obiettivo è quello di tararci in modo tale da essere allineati.